per voi oggi ho pensato a un trucco un po' da Fashion Week, un po' più trasgressivo del solito. Allora, sono passati tanti anni dal mio primo video qui su YouTube e devo dire che è sempre la stessa cosa, non è cambiato nulla. Questi anni non sono proprio cambiati. Barbara D'Urso ha 250 anni e fa ancora TV. Un politico a noi molto caro è stato ibernato e plastificato perché non voleva abbandonarci. Ed io ancora qui su YouTube per voi. Non insegno più danza perché ho qualche annetto e un po' di artrosi si fa sentire. Ma il trucco rimane sempre. Sono ancora, penso, piacevole per voi. Quindi, niente. Spero vi piaccia e a dopo. Niente, ragazze. Allora, per oggi si scherza un pochettino e ho preparato un trucco di invecchiamento, quindi invecchiamento pittorico. Pittorico, cioè si usano soltanto, non si usano protesi, quindi, ma si usano soltanto giochi di chiaro oscuri per ricreare le rughe e quindi l'invecchiamento per i capelli. Ho usato una crema bianca che si usa solitamente come fondo e non avevo la parrucca bianca, quindi ci accontentiamo di questo. E niente, spero sinceramente di non invecchiare proprio così, magari essere non così disastrosa. E sicuramente questo tutorial sarà un tutorial molto seguito dagli uomini perché mi troveranno molto sexy, lo so. E basta, non so, spero che vi divertiate o comunque vi passate un po' il tempo così guardando questa cretina che ogni tanto fa qualcosa di diverso. Ci vediamo dopo. Aspettate. E ci vediamo dopo. E come si dice qui da noi, cassavo campare, vecchio a diventare. Ok, sui capelli per schiarirli uso questo fondo bianco che solitamente si usa per Halloween o per carnevale. Come fondotinta Revlon Photo Ready e due toni più chiaro della mia pelle. Un velo di cipria, Complexion Perfection di Elf. Schiarisco le sopracciglia. Ed ora utilizzo Naked della palette di Urban Decay per creare un po' di occhiaie.
Ed ora con il pennellino angolato prendo Bach e inizio a tracciare le mie rughette. Adesso sfuma il tutto. E ragazze, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto. E alla prossima.